Ben rientrati in studio, stavamo parlando appunto con i nostri ospiti di avvistamenti UFO. Abbiamo detto appunto che buona parte, solo il 5% di questi avvistamenti potrebbe essere un oggetto non identificato. In Lombardia spesso gli aerei che partono e arrivano a Malpensa vengono da molti scambiati per UFO. Sentiamo perché. E si intrecciano gli aeroplani che decollano da Malpensa. Benissimo, davanti a loro hanno un faro particolarmente luminoso. E fino a che il faro è, diciamo, si verifica proprio frontalmente all'osservatore, sembrerebbe un oggetto particolarmente strano in movimento, con una luminosità particolarmente intensa. Invece, poi, quando l'aereo vira e si vedono le luci laterali, la rossa e la verde, allora uno capisce che trattasi di aeroplano. Però molte persone ritengono che siano degli oggetti misteriosi. Dunque è facile confondersi, soprattutto qui nei pressi dell'aeroporto di Malpensa, facile credere di vedere un oggetto non identificato. Patera, ci sono però dei fenomeni che accompagnano l'arrivo o comunque l'atterraggio, per esempio, di un oggetto non identificato e che quindi fanno parlare di un episodio credibile. Certo. Quando si può immaginare di essere di fronte a un evento effettivamente ufologico, ci sono delle interferenze in tutti i campi dell'elettromagnetismo. Si spegne l'autoradio della macchina, si spengono i fari, oppure poi si riaccendono spontaneamente. La luce della strada, i campioni stradali possono perdere di intensità o addirittura spegnersi, i computer vanno in tilde, è già successo. Ma soprattutto quando si hanno delle tracce al suolo. Quando più di una persona riferisce che una luce, un qualcosa di luminoso è atterrato o ha sembrato prendere terra in quella determinata zona, noi corriamo subito là e notiamo delle tracce, uno più uno fa due. Se una rondine non fa primavera, qui ce ne sono già due. Allora noi andiamo a Quindi già controllare un qua. passo avanti per la Esatto, credibilità, diciamo. esatto, esatto. Noi andiamo a controllare quali sono, in cosa consistono queste tracce. Un tempo, fino agli anni 50, si parlava di peso, come se queste luci fossero in realtà fatte di bulloni, di lamiera e quant'altro. In realtà non è il peso che lascia queste tracce, sono le radiazioni, la forma di energia che probabilmente è la base della spinta di questi UFO che interagisce con il terreno, con la vegetazione o anche a volte anche con le persone che sono vicino, quindi lasciano delle Ecco, tracce. ma in Italia, qui da noi, ci sono dei casi appunto in cui sono credibili questi episodi? Sì, delle tracce noi le abbiamo avute negli anni 90 nel Napoletano, poi le abbiamo avute negli anni 96, 95-96 nel Triveneto, ne abbiamo avute anche recentemente proprio qui in Lunigiana, in una regione montuosa a cavallo tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, in Lunigiana. Quindi le tracce, è vero, sono piuttosto rare. E quando non si tratta di bruciature create ad arte da burloni, ma Ecco, la mi scusi combustione se sì. la interrompo, ci sono anche degli episodi ben più particolari, per esempio un episodio a Varzi, mi diceva, Sì. della presenza di un UFO. Cos'è successo in quel Varzi, in caso? provincia di Pavia, Quindi un rimaniamo in paese Lombardia. montano, sì, Lombardia montana. Nell'81 è capitato un caso veramente sconvolgente. Mi rendo conto che c'è poco tempo, cercherò di sintetizzarlo al massimo. Sono le 5 del mattino, è una giornata di luglio. Il contadino si è alzato come sempre fanno molto presto, sta preparando qualche cosa in cucina. Ad un certo punto sente il suo cane che abbaia furiosamente e che si precipita verso il cancello del suo podere, al di là del quale c'è un prato di erba medica. Il cane sta per avventarsi su qualche cosa di rotondo che è appena atterrato, è proprio il caso di dirlo, in mezzo all'erba medica e che quasi lo nasconde. Poi a un certo punto torna indietro guaendo e si nasconde in casa. Il contadino però non gli dà nessuna importanza e continua a lavorare. Dopo qualche minuto l'oggetto si alza e se ne va. Poi il contadino, andando a rigovernare nelle sue faccende, trova nel suo pollaio due galline morte, inspiegabilmente, con la cresta completamente bianca. E apparentemente, pur essendo stata una morte naturale, non ci sono tracce di lesioni o di ferite. Quindi Probabilmente emorragia interna. la spiegazione quindi quale potrebbe essere Quella che scientifica? abbiamo dato noi, e naturalmente è un po' complicata, però si pensa che una eventuale, e questo è anche nella scienza umana, un eventuale irraggiamento elettromagnetico abbia interagito con gli ioni calcio del sangue e quindi abbia impedito il corretto fluire del sangue nei vasi sanguigni di queste galline.
Voi che avete avuto questa esperienza, ci sono stati degli episodi simili di interferenze anche elettromagnetiche con i vostri macchinari oppure no? La cosa che ci ha colpito di più, che ha diciamo gratificato proprio questo contatto, è stato che qualche minuto prima della comparizione del primo corpo, tutti gli animali della valle sembravano come impazziti, dai grilli ai cani, ogni forma vivente in quei boschi, per esempio i cani abbaiavano molto forte, gli uccelli, alcune forme, pensiamo dei grilli, perché c'erano molti suoni. Dopodiché, un istante prima del primo contatto, tutto si è appiattito, c'è stato un silenzio incredibile, una pace. Noi quello che abbiamo provato in quegli istanti è stato veramente come il tempo si fermasse, come la natura si fosse fermata proprio a contemplare questo momento. Ed è stata una cosa veramente molto molto emozionante. Ecco, dunque, lei che ha visto, abbiamo detto, questo filmato che è stato periziato dal Centro Ufologico Nazionale, che è dato dunque tra gli autentici, ecco, che esperienza è stata per lei essere lì, vedere queste luci e vedere questi UFO, diciamo? Ma di primo impatto veramente è stata talmente bella ed emozionante che io personalmente non mi sento degno di tanto. Abbiamo scelto di collaborare con questi nostri amici da un mondo lontano, e quando loro ci chiamano per portare queste esperienze alla gente, al mondo, stiamo ancora persone, vedendo le luci che avete filmato voi stessi. Sì, e noi ci sentiamo veramente onorati, anche perché se questo potrà essere una piccola goccia che potrà essere versata in questo immenso mare di sapere, di mistero, noi siamo veramente molto molto orgogliosi di poterne essere testimoni. Signora Morganti, lei che ha detto da oltre 30 anni essere in contatto, sì, telepatico con questi esseri. Sì, oltre 35. Perché sì, si mostrano? Perché ci sono questi UFO? Perché sono nei nostri cieli? C'è una spiegazione che si può dare? Guardi, nei nostri cieli ci sono da sempre. E dobbiamo dire che c'erano prima della presenza dell'uomo sulla Terra. Per un po' hanno anche, diciamo, lavorato tra uomo e UFO, chiamiamolo così, e poi per delle cose che adesso in questo momento non posso dire, e a un certo punto si sono staccati da queste realtà, però hanno lasciato ancora in visione delle loro tecniche elaborate con l'uomo, tipo le piramidi di Giza, l'irrigazione di tempi, e hanno fatto dei lavori assieme. Adesso, visto che l'uomo, praticamente non parlo di tutti, mi sta perdendo dietro il dio denaro, allora vogliono che la terra si rialibiti e che ritorni a essere rigogliosa come una volta, perché l'essere umano è nato per star bene e non per soffrire. E c'è una miriade di persone che hanno delle sofferenze e di rivolgermi non so come. E quindi perché, mi scusi, e quindi perché si fanno vedere, e comunque si fanno vedere solo ad alcuni? Non è vero, perché molta gente li vede e hanno delle forme di canalizzazione come la mia, che però non la possono dire, perché altrimenti si sentono emarginati, perdono lavoro e tutto quanto. Io non ho alcun problema, sono, diciamo, nata con questi doni, chiamiamole così, e non me ne frega proprio un accidente. Quindi il messaggio che ci danno con questa presenza nei cieli qual è? Dunque, che non siamo da soli, di volerci bene, di cercare di amare il pianeta e di fare tutto quello che è possibile, raggrupparci in vari gruppi e dare energia, perché noi siamo energia, siamo dei piccoli luminari praticamente nella Terra, e tutti assieme possiamo dare un beneficio al nostro pianeta, che è l'unica nostra casa che noi abbiamo. Patera, secondo lei sono in tanti quelli che vedono e non parlano? Prima abbiamo fatto l'esempio dei piloti, ma la signora diceva appunto sono molti di più di quelli che si pensa, le persone che vedono. Sicuramente sì, come ho detto prima, se la punta dell'iceberg corrisponde nel caso dei piloti militari o civili al 90-95%, nel caso delle persone comuni, diciamo, scende un po'. Però bisogna sempre fare i conti con le istituzioni, i colleghi di lavoro, la famiglia, e quindi c'è molta reticenza a parlare, anche perché più si racconta un fatto strano e più si corre il rischio di essere etichettati come etilisti, burloni, sognatori, narcodipendenti o qualcosa del genere. Ecco perché mi associo con la signora dicendo che
A volte si scambiano le associazioni che studiano queste cose come purtroppo in passato una setta di convinti. Esatto. Ma non è così, è che spesso si dice che guarda caso chi vede sempre chi fa parte di queste associazioni, gli altri non vedono niente. Non è così. Sono all'interno delle associazioni che le persone possono liberamente esprimere quello che hanno visto. Le chiedo, lei ha mai visto qualcosa? No. Mai. E però fa parte, è collaboratore del Centro Ufologico, cioè, Nazionale. Il mio compito è quello di cercare di spiegare quello che uno può aver visto e in buona fede dirgli che cosa può aver visto di normale, oppure sempre con umiltà lo scienziato dice è una cosa che io ho davanti agli occhi però non la so spiegare, quindi la studio. Senta, abbiamo 30 secondi in chiusura. Lei non ha mai visto nulla, no. Ma ha studiato tanto. Crede nella presenza degli UFO? La statistica lo dice, non possiamo essere gli unici abitanti dell'universo, non del sistema solare. Del sistema solare è già assodato che non c'è vita, perlomeno al nostro livello. Ma siccome i sistemi solari sono infiniti e il cosmo è infinito, la statistica dice che non possiamo essere le uniche forme di vita intelligenti nel cosmo. Perfetto, si chiude qui questa prima puntata di Mondi Paralleli. Io ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti, Giorgio Patera, biologo e consulente del Centro Ufologico Nazionale, la signora Maria Morganti, contattista telepatica, e Luciano Gasparini, ricercatore. Allora torniamo la settimana prossima sempre a parlare di misteri. Thank you.